Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Caro Joe, tu non sai contro chi ti sei messo contro. Tu ti sei messo contro il dio dei versi Pokémon. Ti sei messo contro un giocatore che ha fatto rimpiangere mezza Italia. Tu oggi subirai una sconfitta che ti porterà a pagare la tua penitenza, perché questo affronto io non lo accetto. No, non è vero, faccio schifo. Comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su PokéCrys molto speciale, perché ragazzi sono stato sfidato circa una settimana fa da Geo97 in una sfida molto particolare che adesso vi andrò a spiegare. Non sono stato sfidato da solo, sono stato sfidato insieme a Trainer Tia e a Rocket25. Trovate tutti i loro canali in descrizione, quindi quello di Joe, quello di Tia e quello di Luke. Ragazzi, la sfida di oggi consiste nel cercare di fare il punteggio più alto in difficoltà, in modalità blind ed in difficoltà insane con tutte le fottutissime generazioni. Allora, Luke non so quanto abbia fatto in questo momento. So che Tia ha fatto 3 punti, Joe ha fatto 2 punti, io ci ho provato e ho fatto 0 punti. Quindi ragazzi, ho paura. Detto ciò, allora, questa modalità si caratterizzerà, come da nome, per il fatto che non si possono vedere i Pokémon da scegliere. Una volta fatto il verso andranno selezionati tra i 3 miliardi di disponibili e avremo un'unica vita grazie alla modalità insane. L'obiettivo è fare almeno un punto e cercare di salvare quantomeno la faccia. Mi raccomando ragazzi, scrivete la penitenza nei commenti. Allora, premessa, non scrivetemi di fare tipo Chubby Bunny con i peperoncini o stronzate simili. Fate delle challenge tipo quella di Pokémon Marron Merda che sono riuscito a fare decentemente, vi prego. Ho una reputazione, io non faccio YouTube come lavoro, devo anche, cioè esternamente io devo essere una certa persona. Quindi, no. Ok ragazzi, possiamo iniziare. Io lascio tutti i miei averi a Luke. Start the game. Oddio. Oddio, minchia, mi verrebbe da dire Donphan. Allora, aspetta, Bulbasaur Revisor. Allora, no, oh, direi che secondo me è di seconda. Io andrei sulla seconda, raga. Mi verrebbe da dire, non so se Fenfi penso che abbia un verso più... Oddio, sapete che non sono così sicuro. Oddio, volendo anche Xatu però, sapete? Volendo anche Xatu. Xatu su un Kern Quags. No, Quagsire no. Vediamo se ce n'è qualcuno. Secondo me, allora, è una delle prime due gen, sono abbastanza convinto. Vediamo chi c'è. Allora, non mi sembra, direi di no. Ma volendo anche Golduck. Secondo me, raga, rimango sulla mia ipotesi della quinta gen. Fatemelo sentire. Cazzo, potrebbe essere Xatu ora che ci penso. Potrebbe seriamente essere Xatu. Io provo di Xatu, raga. Potrebbe esserlo, mi risulta abbastanza familiare come nome. Vediamo se l'ho preso. No, merda, era su dovuto. Perché la gen l'ho presa. Raga, prendere la gen per me è già una vittoria. Enter your name, Joe Gay. Possiamo proseguire con la prossima challenge. Ok, abbiamo 3 tentativi. Questo non penso di averlo specificato. Al primo tentativo abbiamo fatto schifo. Cazzo, ecco perché mi era così familiare su dovuto. Lo trovi ovunque quella merda in Pokémon Oro. Cioè, no, nel senso ovunque. Lo trovi sempre, non ovunque. Che cazzo vuol dire? Allora, ok, tutte le generazioni, perfetto. Dai, forza, ti prego. Ok, calma. Non è tipo Lugia un leggendario? Mi sembra... Oddio, non lo so. Tipo... Minchia, raga, non lo so. Potrebbe anche essere uno starter, volendo. Volendo potrebbe essere anche uno starter... Vuoi che sia Totodile? Vuoi che sia Totodile? Totodile, aspettate. Oddio, non lo so. Non lo so. Vediamo se... No, merda, Celebi. Allora sì che era leggendario, Cristo Dio. Anche questo qua, raga, l'avevo visto in Pokémon Lost Silver. Madonna, veramente...
Ultimo tentativo, ti prego, fammene un punto. Raga, no, seriamente, io voglio fare un punto. A me basta e avanza. Così almeno se devo fare la penitenza, magari la condivido con Luke. Dai, ti prego. Aspettate, questo qua l'abbiamo sentito negli scorsi video. Electros. Questo qua l'abbiamo sentito negli scorsi video, raga. Electros. Mi sembra più Electros che Pangoro, che hanno un verso più o meno simile, se non ricordo male. Mi sembra che sia Electros. Sì, io penso che non farò più video su questa piattaforma. E ringrazio Joe, grazie per avermi fatto una gran figura di merda. Nulla, scrivete la penitenza nei commenti, ne farò un'altra, qual è il problema? Alla vostra. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Sto trattenendo le bestemmie, però fa niente, anche perché i versi dei Pokémon sono tutti Cristo Dio uguali. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, a me non è piaciuto. Se vi piace, non lo so, iscrivetevi anche agli altri canali. Io, raga, sono emotivamente scosso da quello che è successo. Nulla, passate anche dai social, dal gruppo Telegram per insultare il Gio97. E nulla, poi che altro? Ah sì, la campanella, ragazzi, sempre fondamentale. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Sparatemi.